la battuta spetta alla Lamezia Team, c'è un cambio per la squadra di mister Mazzocca, fuori Cordì ed entra il numero 17, ci sembra, chiedo, numero 17 Antonio Chirumbolo in campo, partita in questo momento, sì, allontanato dal terreno di gioco Franco Gigliotti, allontanato per proteste vibranti contro l'arbitro. Abbiamo visto le immagini mentre si sta alzando un altro aereo, abbiamo visto le immagini e diciamo che in ritardo il giocatore della Lamezia Team spinge con tutte e due le mani sulla schiena l'avversario e questa volta diciamo che è andata bene alla Lamezia Team perché c'era un rigore diciamo sacrosanto per la Lamezia Soccer su De Sarro. Il fallo è stato commesso da Paola, attenzione su Scardamaglia, era un po' fuori dall'immagine, l'immagine era un po' girata, chiedo scusa, c'è un intervento, protesta tutta la squadra della Lamezia Soccer, forse un intervento su Scardamaglia. Siamo nel primo minuto del secondo tempo di questa partita apertissima tra Lamezia Team e Lamezia Soccer. Alessandro Muraca va a chiedere scusa a Scardamaglia per l'intervento, sempre uno spirito amichevole, agonistico ma amichevole anche per evitare problemi. Attenzione a Luis Felipe, è troppo alto, la palla è lecita troppo alta. Ancora sono freddi magari i giocatori, sono appena entrati dagli spogliatoi per il secondo tempo. Chiede il secondo pallone Gamberale, la palla è dall'altra parte dove c'è un collaboratore di società con la bandierina, parte una palla dalla panchina. Mette la palla a terra Gamberale, va al rinvio, la palla è ancora da questa parte a sinistra per la Lamezia Soccer, c'è l'anticipo di, attenzione, c'è Mantovano che riceve, entra in area di rigore, l'arbitro ha fischiato, vediamo cosa. Un calcio di punizione, ho visto un raddoppio di marcatura su Mantovano, l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione. Felletti sulla palla, conto ai 9 passi l'arbitro. Felletti sulla palla più il numero 10 Mantovano, sistema la barriera Giuseppe Costanzo. Parte Mantovano, la palla, attenzione, errore di Costanzo. Infortunio di Costanzo ed esce questo gol su calcio di punizione. Su palla inattiva, passa la Lamezia Soccer, una beffa un po' per la Lamezia Team fino a questo momento. Primo tempo tutto di marca della Lamezia Team e questa volta è dura prendere un gol così, purtroppo su errore di Giuseppe Costanzo, ma ci sta, siamo a livello amatoriale, si è tuffato ma la palla gli è sfuggita sotto il corpo ed è entrata beffardamente in rete. Lamezia Soccer quindi avanti 1-0 sulla Lamezia Team. Rincorre la palla Marzico sulla sinistra. Marzico ancora. Fallo laterale per Russo, attenzione. Rinvia ancora Cuda. La palla non è controllata bene da Marzico e si spegne sul fondo, quindi al quarto minuto del secondo tempo passa in vantaggio la Lamezia Soccer con un calcio di punizione, fiacco e debole a giro, ma ha sorpreso lo stesso il dottore Giuseppe Costanzo che in tuffo a sinistra ha cercato di bloccare un pallone a giro, gli è sfuggita la palla sotto il corpo. Adesso prova a reagire Luis Felipe, attenzione il sinistro, sfiora l'incrocio dei pali, gran tiro, una bordata
dal limite dell'area, la palla ha accarezzato la traversa. Sempre 1-0 per Lamezia Soccer. C'è in campo, mi sembra, il numero 13, vediamo se era dei titolari. No, è entrato in campo Antonio Nero per la Lamezia Soccer, poi vediamo chi manca in campo. Forse De Leo c'è in campo, sì, si posiziona a sinistra. È Piccioni che è stato sostituito, non lo vediamo più in campo. C'è in campo anche Gagliardi. Quindi Piccioni ha fatto spazio a Gagliardi. Attenzione, Mantovano si lamenta di un colpo sulla caviglia, resta a terra. Si allarga a destra Di Leo, prova il traversone Di Leo sul portiere, esce Costanzo, la palla è fuori. Risultato cambiato al quarto minuto del secondo tempo, 1-0 per la Lamezia Soccer. Sbaglia Crumbola, adesso appoggiare a Mangiapane che perde il controllo. Gagliardi, la palla toccata da Mangiapane, ritorna Scardamaglia, poi la palla a centrocampo ancora, rinviata da Cavalieri. Poi il capitano Pasquale Russo, il rinvio in avanti, palla che si impenna a campanile, ritesta ancora Scardamaglia, Luis Felipe si lamenta di un'entrata a gamba tesa, tutto regolare dice l'arbitro. Di Leo riceve da Gagliardi, ancora Di Leo per Gagliardi, poi in scioltezza adesso Viola sulla destra per Gagliardi. Vediamo Luis Felipe. Lancio in avanti verso Gianfranco Russo che va incontro al pallone, cerca di sorprendere il portiere ma il piatto gli finisce fuori. Ha toccato verso la porta ma poteva controllare e giocarla meglio Gianfranco Russo. Cercato di beffare in uscita Camberale. Un piatto lontano dalla porta. È uscito un po' largo il tiro verso la porta di piatto da parte di Russo, Gianfranco Russo. Felletti allunga al volo, la palla sorvola sulla testa di Marzico, poi rinvia ancora Paola di Chirumbolo. Marzico avanza, ancora Marzico, attenzione, niente, palla ancora conquistata dalla Lamezia Soccer, esce dalla sua difesa, poi c'è, attenzione, colpito, c'è un calcio di punizione, l'arbitro non dà neanche la norma del vantaggio, non alza le braccia, c'era Mangiapane, è stato colpito sotto la nostra postazione Pasquale Russo, c'era un fallo su di lui. L'aggancio ancora del numero 13 Antonio Nero, si allungano un po' le squadre adesso. Questo è un controfallo, comunque l'arbitro non è adesso, ecco, battuto bene, è Di Nero. Palla ancora per la Lamezia Soccer, Chirumbolo fa da sponda per Scardamaglia, c'è la panchina che ci ostacola, il rinvio di Nero, interviene Mantovano al volo, cerca di allargare per il numero 7 Gagliardi che rincorre il pallone, ma c'è la difesa che ne esce bene della Lamezia Team. Con Marzico, sì, gioca un po' come... Attenzione, la palla per Chirumbolo di sponda per Luis Felipe, il destro in tuffo, Camberale a terra, blocca. Perdo un attimo l'immagine se mi distraggo. Di Leo, allarga a destra per Mantovano. Pronto alla battuta Mario Di Leo. De Leo, il traversone di Mario, finisce sul fondo. Si riscalda Roccaversa pure, la sua squadra è in vantaggio un po' in modo fortunoso per l'errore del portiere Costanzo in tuffo. Si è complicato un po' la vita con quel tuffo Costanzo. La palla gli è passata sotto il corpo ed è andata a finire in rete beffardamente. Attenzione, la palla finisce su Marzico, questo rinvio, forse sulla faccia, sul volto
il pallone, vediamo un po', speriamo nulla di grave per Marsico, che è soccorso pure dai giocatori della Lamezia Soccer. Si riscalda anche Puglia del giornalaio della Lamezia. C'è movimento anche sulla panchina della Lamezia Team, si sta riscaldando Puglia, tenuto oggi in panchina, sul suo volto ho letto anche un po' di amarezza per la decisione del mister Mazzocca, ma fra poco credo che il mister Mazzocca lo metterà in campo a combattere pure lui su questa partita che si è messa un po' male per la Lamezia Team, nonostante abbia fatto grandi azioni da gol. Ma poi la sfortuna e un po' la bravura anche di Gamberale hanno impedito il gol alla squadra del mister Mazzocca. Ancora non si riprende a giocare. Marsico si sta riprendendo, l'arbitro sta parlando con lui. Giocare il lancio da parte di Gagliardi, non è che la Gagliardi, riprende Mangiapane, il lancio lungo sulla destra, rinvia Cuda, Felletti manda in avanti, c'è un cambio, prova a entrare Rocco Aversa, dovrebbe uscire Mario De Leo. Senza guida tecnica in panchina, quindi la Lamezia Soccer, perché c'è Franco Gigliotti fuori dall'area tecnica, allontanato dall'arbitro per le vibranti proteste per il calcio di rigore non dato su De Sarro. Ecco, esce Mario De Leo, entra Rocco Aversa. Nero, palla sorvola la testa di Rocco Aversa. Alla Lamezia Team ancora, palla per Chirumbolo che si gira, fallo su di lui, calcio di punizione, sale la Lamezia Team, deve recuperare il gol di svantaggio che non ci sta davvero. Il lancio di Mangiapane a cercare Gianfranco Russo, Gianfranco Russo fa un velo, cerca di sorprendere l'avversario, fa una finta, si porta sul fondo, cerca un compagno con un cross, mette dentro, non c'è nessuno sul primo palo, Chirumbolo un po' fermo dietro, attenzione a Scardamaglia. Scardamaglia perde il controllo, poi Marsico va al contrasto, ancora Rocco Aversa che lascia il pallone a Mantovano, attenzione, azione di contropiede della Lamezia Soccer, la Mantovano cerca a destra, azione regolare secondo l'arbitro per Gagliardi prova un dribbling di rientro, non si fa sorprendere il capitano della Lamezia Team che spazza, controlla Luis Felipe, mette a terra, subito contrastato, poi trova Mangiapane. Chirumbolo, attenzione, cade a terra Chirumbolo, non c'è nulla, attenzione a Mangiapane che prova il tiro un po' sporcato dai difensori, c'è una deviazione, sì, ce ne eravamo accorti dalla tribunetta qui e c'è stata una deviazione sul tiro di Mangiapane, pericolosa ancora la Lamezia Team, sotto di un gol, vediamo un po' se si arriva al pareggio, il meritato pareggio per la Lamezia Team che... Adesso su calcio d'angolo, Paola sbaglia la girata al volo, allontana di testa Mantovano ci sembra, la rimette dentro Marsico, spazza ancora la difesa della Lamezia Soccer, aggancia, non ci arriva l'aggancio in prima battuta, Rocco Aversa che poi viene esteso da Marsico, ecco, si lamenta Rocco Aversa per questo sgambetto, se ne stava andando sulla destra, steso da Marsico. Calcio di punizione, un altro cambio per la Lamezia Soccer, entra in campo il numero 15 Giuseppe Vitalone ed esce ci sembra il numero 2, no, dovrebbe uscire Murak Alessandro, dovrebbe essere il numero 4, vediamo se si gira. Sì,
Esce Murega Alessandro per far spazio a Vitalone, che va a prendere posizione sulla linea difensiva a destra. Calcio di punizione, sulla palla c'è il numero 10, Mantovano, lunga, in verticale c'è Paolo che controlla di testa, la palla a Chirumbolo che trova Luis Felipe, attenzione, Luis Felipe, salta l'avversario, Luis Felipe, tocco morbido per Gianfranco Russo, il portiere in uscita, con la difesa schierata, Gamberale un po' è uscito dai pali. Scartamaglia, in mezzo a due avversari, riesce a uscire, poi c'è ancora Scalzo che fa perdere palla a Scartamaglia, poi Rocco Aversa, serve Mantovano, ancora a terra Rocco Aversa, chiede scusa, Mangiapane che lo rialza subito, ma la difesa della Rosa team è schierata. Avanza Paola, Paola pronta al traversone, un po' lungo, di testa arriva Chirumbolo, di sponda, Russo un po' lontano, allontana Cuda, il controllo di Scartamaglia, Marzico. Alza lo sguardo, tocco morbido in verticale verso Chirumbolo, ma capisce tutto Cavalieri, ancora Rocco Aversa che libera Mantovano con un assist, Mantovano se ne va sul fondo, lato corto dell'area, Mantovano supera un avversario, attenzione, la palla viene contrastata poi da Paola, va a murare questo assist di lì al rimorchio per Gagliardi che si era posizionato un po' sul limite dell'area. C'è la chiusura di Paola con questa azione pericolosa della Lamezia Socer. Mister Mazzocca dà consigli tecnici, consigli tattici, chiedo scusa, a Gianfranco Russo. Il traversone di Rocco Aversa, attenzione a Nero, non ci arriva di testa, allontana la difesa della Lamezia Team, poi trova una deviazione su Felletti, Scartamaglia. Siamo intorno al quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-0 per la Lamezia Socer. Gol realizzato sembra da Mantovano, no? Il numero 10 è segnato Mantovano. Su un po' su un infortunio del portiere della Lamezia Team. La palla arriva a Mangiapane, allarga Luis Felipe. Luis Felipe cerca Chirumbolo che viene anticipato. Felletti trova Rocco Aversa, tanti spazi adesso la Lamezia Socer. Rocco Aversa avanza, attenzione, Rocco Aversa prova il destro lontano dalla porta. Un po' egoista Rocco Aversa su questa azione, c'era i suoi compagni schierati, Nero si lamenta pure. Il rinvio del numero 6 Pasquale Rocca, la palla ancora controllata e spazza, ci sembra Cavalieri, attenzione l'assist di Rocco Aversa, esce Costanzo e blocca. Costanzo rinvia, la palla spiove a centrocampo, Vitalone va a contrastare con la palla un po' distante, l'arbitro poteva intervenire. La spinta dietro a un giocatore di Mazzatino, poi perde la palla a Luis Felipe. C'è Mangiapane, subito pronto al rilancio. Non serve né a sinistra né a destra, i suoi attaccanti erano posizionati laterali. Lui ha dato un rilancio troppo verso il portiere centrale. Pronto Gamberale al rinvio. Rinvio di Gamberale. Attenzione, disattenzione della difesa avversaria, ne approfitta Gagliardi, a tu per tu col portiere, la palla sbatte sulla traversa, incredibile, disattenzione della difesa avversaria sul rinvio del portiere, una dormita generale stava causando il raddoppio della Lamezia Socer, c'è un fallo su Luis Felipe, no è lui che ha commesso fallo su Mantovano, dice l'arbitro. Incredibile il tiro di Gagliardi, è appena entrato in area di rigore, è andato a colpire l'incrocio dei pali. Viola il suo servizio a destra su Mantovano, c'è il fallo di Rocco Aversa. Attenzione Paola, soffia il pallone,
dalle mani di Rocco Aversa, che si lamenta. Il rinvio di Mangiapane, cerca di sorprendere il portiere. Palla controllata facilmente. Fa perdere molto tempo Gamberale, infischiandosene del fair play. Ecco, un po' si stanno litigando ancora in mezzo al campo, non me ne ero accorto. Tra Paola e Rocco Aversa, qualche parola di troppo. Si lamenta Rocco Aversa con l'arbitro. Paola è andato a prendere il pallone un po' in un modo sgarbato, un po' con le con la scarpetta, no? Ha messo il piede lì sulle mani. Era un po' dietro anche pure la punizione, secondo Rocco Aversa. Alza la palla Mantovano, attenzione, supera un avversario, mette a terra, poi cerca di allargare, c'è Scardamaglia che deve stringere, ecco, tutto coccato Scardamaglia, punizione, fallo su di lui da parte di Nero, Nero va a chiedere scusa a Scardamaglia, fanno perdere tempo i giocatori della Nota Socer, spostando il pallone, troppe urla in campo, non si riescono a coordinare tra la squadra, è spezzata in due questa di Mazzocca, tutti sono quattro giocatori avanti e cinque giocatori dietro. Cioè, deve un po' compattarsi e c'è molto nervosismo per il gol subito in un modo beffardo dopo una gran primo tempo. Scuola Russo riesce a rinviare, ancora allarga Viola per Mantovano, fallo laterale, sulla palla c'è Vitalone, palla di ritorno di Mantovano per Vitalone, il rilancio di Vitalone, la palla spiove in area di rigore, attenzione. Si lamenta ancora Rocco Aversa, non abbiamo visto nulla sinceramente. Pasquale Rocca, c'era un po' di serenità nel primo tempo, adesso aumentano le polemiche. L'arbitro ammonisce Rocco Aversa per proteste. Si lamenta di un intervento falloso su di lui. L'arbitro impassibile ammonisce Rocco Aversa, è entrato da pochi minuti. Ancora questioni in mezzo al campo. Diciamo che la Nota Socer vuole anche questo perché spezza il gioco per un'eventuale ripresa del gioco da parte della Mesa Temmi. Quindi il gioco viene spezzettato più di una volta. Vediamo, la palla spiove. L'aggancia Luis Felipe insieme a Gianfranco Russo. Poi Scardamaglia non viene servito bene da Russo. Pallo laterale. Attenzione, c'è Franco Russo, riesce a servire Scardamaglia, entra in area di rigore Scardamaglia, sul fondo cade a terra Gianluca Scardamaglia. Stacca di testa il capitano Russo. Marzico, un'acrobazia, regala la palla agli avversari, ancora Rocco Aversa con Mantovano che dialogano sulla destra, c'è la chiusura di Paola, attenzione, scintille fra i due poco fa. Gianfranco Russo, è Russo che allontana, chiedo scusa, la palla finisce a Mangiapane, merita il pareggio la squadra della Lamezia Temi, sbaglia il lancio da centrocampo Mangiapane. Al rinvio, Pasquale Russo che controlla, di testa Chirumbolo, Scardamaglia, incontro l'avversario, sbaglia, ma Scardamaglia viene anticipato, poi Felletti. Un assist frettoloso verso Gagliardi che non lo segue. La para il passaggio Costanzo. Marzico, l'ultimo tocco è suo, vediamo. Sì.
attenzione, bravo Felice, Luis Felice a evitare un avversario, poi con l'esterno cerca di servire Scardamaglia, ancora Luis Felipe, riesce a servire il compagno, lancio ancora ribattuto, ancora Gianni Rocca, alla spiove, allontana Cavalieri, di testa Scardamaglia, bravo a servire il capitano che sbaglia il rinvio, poi in secondo battuto ci riesce, sulla sinistra voleva servire Gianfranco Russo, si difende in fallo laterale Vitalone, sempre 1-0 per la Lamezia Soccer, per il gol di Mantovano su calcio di punizione. C'è un fallo su Marzico, troppe polemiche in campo su ogni fischio dell'arbitro. Anche su questa punizione ci sono proteste, vediamo un po'. Sulla palla Pasquale Rocca. Pasquale Rocca, parte il suo destro, troppo alto, troppo alto. Niente, nulla da fare ancora per la Lamezia Team per riacciuffare una partita che stava dominando nel primo tempo con i vari assalti. La sfortuna che ci ha visto benissimo sotto porta purtroppo per la squadra di Mazzocca. Gianni Rocca va al rinvio, anticipa l'avversario, l'arbitro ferma il gioco. Troppe parole in campo, partita nervosa, alla Lamezia Soccer, cinica in questa, fino a questo momento, ha approfittato di qualche errore della difesa avversaria. Il calcio anche questo, il rinvio di Gamberale, lo stacco di testa di Marzico, poi ancora di testa alla Lamezia Soccer, Scardamaglia, il piatto sempre sulla linea difensiva, allontana Cavalieri, gioco pericoloso di Marzico, tutto regolare, poi cade a terra un giocatore della Lamezia Soccer che si lamenta con un urlo. Partita troppo nervosa sinceramente, ed ancora sono discussioni, meglio così, ecco, qualche abbraccio fa bene per distendere un po' a tutti i nervi. Gioca ancora fermo, primo tempo più spettacolare, secondo tempo troppo sul nervosismo dopo il gol della Lamezia Soccer. Calma un po' gli animi Rocco Aversa. Ha perso un po' la testa Franco Gigliotti sul fallo di rigore da parte di Paola su De Sarro, che non vediamo in campo neanche De Sarro più perché è stato sostituito. Fallo c'era tutto visto le immagini, devo essere sincero. C'è proprio una spinta a due mani sul giocatore che stava andando verso la porta. Attenzione, Pasquale Russo che controlla. Rocca, chiedo scusa. Vitalone. Poi respinge Marzico, è entrato un giocatore per la Lamezia Team, vediamo un po', Mani, c'è un fallo di Mani, troppo nervosismo in campo, è entrato in campo il numero 15 Antonio Villella, Gianfranco Russo al traversone, attenzione, la palla spiove in area di rigore, Chirumbolo fa da sponda Villella, ma è un po' in ritardo Villella, la battuta, un po' corto passaggio per Villella. In campo non vediamo più Luis Felipe, sembra. Sì, sostituto da Villella. Attenzione a Mangiapane. Allarga a destra per Gianni Rocca. Traversone, è scivolato l'arbitro, allontana Mantovano, poi a terra
Rocca, poi Gianfranco Rosso, un po' troppo prevedibile su questo lancio, viene contrastato. Poi Paola cerca di allargarsi, dribbla molto bene Rocco Versa. Ancora Russo per Gianfranco Russo, scuola Russo per Gianfranco Russo. Non lo segue, gli dà le spalle alla palla, Mangiapane, ma si stava piazzando. Un'intesa un po' difficile adesso tra Gianfranco Russo e Mangiapane in questo frangente. Quella arriva a Villella. L'ultimo tocco è suo, dice l'arbitro. Mantovano, contrastato da Marzico fallosamente, dice l'arbitro. Calcio di punizione per la Lamezia Socer. Vediamo un po', l'arbitro si è sporcato il fischietto, scivolando a terra. Sicuramente per una questione di igiene è andato a lavarlo con l'aiuto di mister Mazzocca. Il lancio in avanti da parte di Viola, palla è fuori. Secondo tempo davvero meno lucido, meno spettacolare del primo. Gianni Rocca alza lo sguardo, servizio in verticale che scivola, poi Gianfranco Russo. Terreno un po' allentato per le piogge. Ancora Rocca, serve Marzico, fa una finta, attenzione, c'è un'ostruzione su Marzico. Chiede scusa Mantovano a Marzico, la palla è lì, nonostante Rocca Versa la vorrebbe più lontana. Accelera i tempi la Lamezia Temi, che è sotto di un gol. La palla spiove in area di rigore, stacca di testa un difensore della Lamezia Socer, prova un tiro, Marzico gli esce un po' goffo, recupera Gianni Rocca. Palla su Scardamaglia, evita un avversario con molta classe. Ancora Scardamaglia, ciova Russo, poi la palla che gli sbatte un po' sul braccio, ma è legato al corpo, attenzione, cade a terra Gianni Rocca, la palla è tra i piedi, fischia l'arbitro per aver trattenuto la palla a terra con i piedi. Molto nervosismo in campo, ci avviciniamo, siamo già alla mezz'ora, abbiamo passato la mezz'ora da 2 minuti, la Lamezia Socer vince per 1-0. Cuda cerca Rocco Versa, Mangiapane di un soffio non arriva su questo pallone, ne approfitta Cuda e sbaglia il passaggio, c'è una spinta su di lui, tutto regolare. Ancora Felletti, perde troppi palloni a centrocampo adesso la Lamezia Team. Palla finisce in fallo laterale. Palla su Paola, rinvio, la palla arriva a Mangiapane che controlla col punto del piede, riesce a servire Villella, prova un tiro da lontano. Giocate singole adesso dalla distanza, ma sarebbe meglio giocare sugli esterni, c'era Russo che aspettava palla. La palla che si perde sul fondo, Gamberale fa perdere molto tempo, l'arbitro lo invita ad essere più veloce nel recupero. Gamberale al rinvio, palla da questa parte, Rocco Versa l'allunga al volo verso Gagliardi, la palla spiove, c'è Rocca di testa, serve all'indietro Costanzo, riparte Paola, servito da Costanzo, spinge a sinistra, in verticale verso Villella, anticipato, attenzione, contropiede per Mantovano, va al dribbling, lo perde con Pasquale Russo. Poi sbaglia il lancio. Un
un altro cambio per la Lamezia Soccer, entra il numero 16 Bonaccurso ed esce molto lentamente infischiandosi del fair play. Comunque esce, dovrebbe essere uscito Viola, il numero 5 della Lamezia Soccer, molto affaticato, una gara dura, ma nel secondo tempo non si è visto un bel gioco per via del nervosismo, per il risultato cambiato. Attenzione a Mangiapane che controlla, avanza, supera un avversario, attenzione, viene steso al limite dell'area, ci resta anche il giallo, in effetti l'arbitro mette mano al taccuino e ammonisce, ci sembra il numero 2 Scalzo, ha steso giù Mangiapane, lì era una posizione per Luis Felipe, ma forse Mangiapane ha anche lui dei colpi micidiali, vediamo. Giacomo Mangiapane, classe 81, che sistema il pallone a terra, vediamo un po' se su un altro calcio di punizione si riesce ad arrivare al pareggio. 1-0 per la Lamezia Soccer, siamo intorno all'ottantesimo, 81esimo. Pronto a partire Giacomo Mangiapane. Palla verso la porta, carezza la traversa ed esce di un soffio. Nulla di fatto, sempre 1-0 per la Lamezia Soccer. Come vedete c'è sempre mister Gigliotti proprio a ridosso della porta, nonostante è stato allontanato dall'arbitro, è sempre lì a dare direttive, infischiandosi un po' del regolamento. Comunque Mangiapane, Cerverus, attenzione, entra in area di rigore Rocca, Rocca anticipato prima di battere a rete. Attenzione, la palla sul limite, parte Roccaversa, la palla viene fermata in fallo laterale. E che cazzo, può suonare la partita perché chiamano, su rumore, un telefono quando suonano, sa chi rumore, ma c'è che ne era che... Recupera la palla il capitano. Avanza Scartamaglia. Serve a Rocca. Sbaglia, un facile appoggio. Pasquale Rocca. Un po' di stanchezza. Ci avviciniamo all'84esimo. Sempre 1-0 per la Lamezia Soccer. Gianni Rocca va a vuoto. Resta a terra dolorante il giocatore della Lamezia Team. Niente, si è fatto male seriamente Pasquale Rocca, che si adagia ai lati dell'area del rettangolo di gioco. Una contusione sulla tibia. È in 10 uomini la Lamezia Team per... c'è stato un cambio, non abbiamo visto. Quindi subito un cambio, Puglia in campo. Il più figo. Il traversone di Cuda, aggancia Roccaversa, poi sbaglia la rovesciata. La palla finisce sulla destra. C'è Bonaccurso. Combatte a destra e vince il contrasto, il traversone, attenzione, esce
Costanzo blocca, rinvia subito con le mani verso Pasquale Russo, Pasquale Rocca, chiedo scusa, Rocca salta l'avversario, poi di piatto, serve Chirumbo, lo spinto, l'arbitro non dà neanche l'onore del vantaggio, gioco pericoloso su Giacomo Mangiapane, come contro? La palla ce l'aveva la Mangiapane, incredibile. Punizione per la Lamezia Socer. Questo torneo amatori. Attenzione, sbaglia il difensore della Lamezia Socer. C'è Mangiapane che cerca con un tocco morbido di servire Villella. Poi c'è il raddoppio di marcatura e l'allontanamento del pallone in fallo laterale da parte di Cavalieri. La palla su Scardamaglia ancora, che deve controllare la fatica per il servizio di Pasquale Russo, che gli chiede scusa per questo assist un po' lungo. Scardamaglia ancora dentro per Russo, c'è Felletti di testa che allontana Pasquale Rocca, anticipato da Rocco Aversa. Riparte la Lamezia Socer con Nero, caduto a terra Rocco Aversa, forse non c'è stato uno sgambetto, ma più che altro ha inciampato l'avversario. È inciampato sull'avversario, attenzione Scardamaglia, ottimo il dribbling. Poi allarga a sinistra per Pasquale Russo. Uno contro uno di Pasquale Russo, se ne va sul fondo. Pasquale Russo, lato corto dell'aria, l'ultimo tocco è suo, sì. L'ultimo tocco è suo. Sul traversone, la palla gli è andata a sbattere sul corpo e è finita sul fondo. 1-0 per la Lamezia Socer per via del gol su calcio di punizione al quarto minuto della ripresa da parte di Mantovano, un po' con la collaborazione del portiere Costanzo. Al volo Rocco Aversa, non riesce a servire Bonaccorso, ancora Pasquale Russo, ultimi assalti per arrivare al pareggio per la Lamezia Team. Rocca trova Villella che scivola un po', poi trova Scardamaglia, Scardamaglia all'area dell'aria, il sinistro parato a terra da Gamberale, azione gol clamorosa per Scardamaglia che è entrato in area di rigore, ha tirato al volo di sinistro, ma Gamberale ha salvato ancora il risultato, si è saltato oggi il portiere della Lamezia Socer. Non c'è calcio d'angolo, rimessa dal fondo, tutti ci aspettavamo il calcio d'angolo. Era schierata pure la difesa della Lamezia Socer, ma l'arbitro ha decretato la rimessa dal fondo. Siamo proprio alla fine della partita. Palla d'oro per Scardamaglia che si è trovata a tu per tu col portiere, ha scagliato un tiro verso la porta a distanza di 4-5 metri, ma il portiere Gamberale ha fatto una protezza. Ancora una volta c'è un mercato in campo, guardate quante urla. Spezza sempre il gioco la Lamezia Socer con quest'altro cambio. Cavalieri pronto a uscire con molta esperienza, poi la squadra di Gigliotti ha gestito un po' il secondo tempo dai pochi assalti della Lamezia Team, che è stata molto molto nervosa, non ha più impostato gioco ma si è affidato un po' ai lanci lunghi sulle fasce. Quell'occasione clamorosa poco fa è scaturita su Scardamaglia, ancora Chirumbolo che sta giocando bene al secondo tempo. Pasquale Russo, Gianfranco Russo perde il controllo, se la prende con l'arbitro che lo manda a quel paese. Poi Gagliardi sbaglia la sponda per Chirumbolo, per Bonaccorso, chiedo scusa. Ancora un altro assalto della Lamezia Team. Puglia, Scardamaglia, toccato da dietro. Calcio di punizione per la Lamezia Team. Tutto dietro la Lamezia Socer a difendere questo importante risultato, 1-0. Una gara combattutissima. Nel primo tempo le azioni clamorose sbagliate dalla Lamezia Team, due pali colpiti, sfortunata la squadra di Mazzocca. Ancora Pasquale Rocca alza lo sguardo, il traversone verso Scardamaglia che anticipa l'avversario, la palla un po' lunga, Gigliotti
dice che è finita, siamo intorno al 90esimo. Vediamo l'arbitro quanto darà di recupero. Puglia. Puglia. Fallo laterale, Nero che ribatte di testa, la può rimettere Puglia, sbaglia il controllo. Sbaglia il controllo. Siamo proprio ai minuti finali. Partita davvero bella qui al Ginepri in questo torneo amatori tra la mezza team e la mezza soccer. Ancora Chirumbolo, sbaglia l'appoggio. Il rinvio di Rocco Aversa, c'è il fuorigioco di Nero. Dalla panchina invitano l'arbitro a fischiare, ma mi sembra molto scorretto verso il fair play perché l'arbitro è l'unico giudice in campo. Vediamo un dirigente della squadra della Mezza Soccer che si lamenta. Cuda trova Rocco Aversa, rincorso da Mangiapane, poi gli spara la palla addosso Marzico. Attenzione, il contropiede, un'autostrada per Bonaccorso che se ne va, si allarga troppo, non punta la porta, prova il dribbling e cerca la punizione, l'arbitro gliela dà, sinceramente se l'ha cercata questa punizione, si è lanciato in avanti e è caduto. Resta a terra Chirumbolo dolorante, forse è caduto male. Resta a terra Chirumbolo, si gira, Marsico si scusa con lui. Conta i 9 passi l'arbitro mentre ancora si deve rialzare Bonaccorso. Sistema la barriera l'arbitro. Partita davvero strana dove la Lamezia Team è andata vicinissimo sempre alla segnatura, ma alla fine i 3 punti stanno andando alla Lamezia Soccer di Gigliotti e Rocco Aversa, che sul calcio di punizione adesso lo effettua sul destro, sul primo palo, riesce a controllarla Costanzo. Un minuto di recupero dice l'arbitro, mi sembra pure strano un minuto di recupero, forse ha indicato che manca un altro minuto, ma vediamo, allontana la palla Gigliotti, un altro Gigliotti è entrato in campo. Russo scaglia questa palla in avanti verso Rocca, che lo allarga ancora, la palla è allontanata, Stefano Puglia la lascia a Russo e rinvia, Bonaccorso la tocca un attimo, Gianfranco Russo, serve Paola, attenzione, dribbling di rientro, entra in area di rigore, Paola, il cross, attenzione, esce, Gamberale a vuoto, il testa di Scardamaglia che sbaglia l'impatto, poi la rovesciata è fuori, fuori di... La rovesciata davanti alla porta, le proteste di Felletti. Ha sbagliato il colpo di testa Scardamaglia, quella doveva essere il colpo del KO dell'1-1, ma la palla gli si è impennata sulla fronte. Non è riuscito a dargli quella forza tale di spingerla verso la porta, la palla gli si è alzata a campanile. Mentre passa il centro delle ambulanze su di noi. E qui finisce la partita, no? L'arbitro autorizza il portiere ad effettuare la messa dal fondo, era un'occasione per la Lamezia Team che adesso finisce qui, la Lamezia Soccer, il portiere Gamberale libera la sua tensione con queste urla della porta a fine partita, ha salvato il risultato più volte Giovanni Gamberale, proprio un muro in porta per la Lamezia Soccer. E grazie a lui che oggi i 3 punti arrivano in classifica e per l'errore anche del suo collega, ma diciamo che la Lamezia Soccer è una gran bella squadra e ha tenuto bene gli attacchi, poi la reazione della squadra di mister Mazzocca, oggi davvero sfortunatissima, ha subito una sconfitta immeritata, ma diciamo che la Lamezia Soccer è sempre una delle migliori di questo campionato amatori. Noi chiudiamo, salutiamo Mario De Leo e l'Avvocato Arena che ci salutano
resta sempre uno spirito amichevole. Poi finita 1-0 per la Lamezia Socer. Noi concludiamo, la squadra De Sando vi saluta e ci riascolteremo alle prossime partite per la Lamezia Team qui ai Ginepri di Lamezia Terme Scalo Sant'Eufemio.